Il comandante della SEE Fuchs consegna le registrazioni con la capitaneria maltese. Non ci hanno fatto entrare in porto. Salvini avverte la Valletta, la musica è cambiata a Pozzallo, sono terminate le operazioni di sbarco. Ma il salvataggio dei migranti dopo il presunto rifiuto di Malta a soccorrere la nave SEE Fuchs della ONG tedesca SEAI è ora al centro di un caso internazionale. Oggi il comandante Klaus Stadler ha consegnato alla Guardia Costiera italiana tutta la documentazione disponibile, anche le registrazioni dei colloqui e le mail indirizzate alla Capitaneria maltese per richiedere assistenza allo sbarco viste le condizioni meteo marine, il peggioramento e il rischio effettivo per i 121 immigrati clandestini a bordo. Dalla Valletta è sempre arrivata una risposta negativa. Siamo disponibili solo per evacuazione medica, hanno fatto sapere da Malta offrendo unicamente assistenza in mare. Stiamo scannerizzando una per una le navi delle ONG e qualche cosa abbiamo già scoperto. L'incidente diplomatico con Malta ha mandato su tutte le furie il ministro degli interni, Matteo Salvini, che ora sembra ben deciso a far cambiare musica. Navi olandesi, spagnole, inglese, tedesche che girano per il Mediterraneo. Arrivano davanti a Malta che gli fa ciao ciao, non le fa attraccare e allora vengono a fare i loro comodi in Italia. Ha detto oggi durante una diretta su Facebook, se pensano di ripetere quello che hanno fatto finora, con sbarchi su sbarchi, sappiano che ora il ministro e il governo sono cambiati. Io non starò a guardare. Con Malta il fronte è aperto. Ieri, attraverso una nota riportata dal sito Malta Independent, il governo della Valletta aveva negato di non aver fornito assistenza ai migranti rispondendo al ministro italiano. Agiamo in conformità con le convenzioni internazionali applicabili, aveva assicurato, e continueremo a rispettare queste convenzioni riguardo alla sicurezza della vita in mare, come è successo in quest'ultimo caso e in ogni caso. Già ieri la SEA Watch 3, che aveva affiancato la SEA Fuchs per garantire la sicurezza dei migranti e tentare un trasbordo, avevano dichiarato che il sostegno richiesto da Malta per lo sbarco era stato rifiutato. La conferma di questa pesante accusa era chiusa nelle registrazioni dei colloqui intercorsi tra il comandante Stadler e la capitaneria di Porto Maltese. C'è una sola soluzione per bloccare l'invasione. Chiudere i porti italiani alle navi delle ONG e denunciare gli equipaggi per tratta di esseri umani e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ha commentato su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, invitando il governo Conte a dimostrare con i fatti che l'aria è cambiata.